Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Bene ragazzi, sono tornata con un nuovo video di tutorial slime, perché come avete visto da Instagram, chi mi segue su Instagram lo sa, altrimenti se non lo sapete, allora ve lo dico anche qua, magari vi metto anche una foto. Non mi pare che l'ho messa la foto sulla community di YouTube, non mi ricordo, magari, non so, ve la metterò, ve l'ho messa, non mi ricordo. Però ho visto uno slime su Instagram che sta andando tanto 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 di moda, ossia è un water jiggly slime, jiggly slime, crunchy, iceberg, se vogliamo dirla così, dove sotto era veramente uno slime molto acquoso, perlato, bellissimo, e sopra era super crunchy, la ragazza schiacciava la crosta che si formava su. Oggi andiamo a fare questo tipo di slime, anzi vediamo se lo riesco a reperire dal mio telefono. Allora, lo slime in questione è questo, sempre se riesco comunque a farvelo vedere, se prende, il mio internet lo prende, ah eccolo, guardate, e lei praticamente va, vedete come schiaccia la crosta su, e dentro è molto acquoso, vedete, è proprio gigloso, super gigloso. Io vi ho messo il sondaggio su Instagram e voi vi avete detto sì, Yolanda, fallo. Allora, facciamo una cosa, lo andiamo proprio a fare. Allora, lo sapete che per fare questo slime un altro po' serve poca colla, ma serve tanta acqua. Quindi andiamo a mettere comunque la nostra colla dentro al contenitore. Qui ne vado a mettere giusto un altro pochettino, ma proprio giusto poco, 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 poco. Perché il resto deve essere tutta acqua. Ok, direi basta colla. Questa colla, che vedete che è trasparente, all'interno ci vado a mettere del pigmento, che è questo pigmento qua. Non mi ricordo questo pigmento che colore sia, però io lo vado a fare di questo colore qua, non lo vado a fare viola perché mi piace di più questo colore. Ok, adesso vado a mescolare come se fosse una specie di rose gold. Vado a mettere anche dei glitter, così che quando sale su salgono anche i glitter su insieme alle palline, perché quello strato che voi vedete, oddio, ma questo slime è bello pure così, quello strato che vedete voi sopra non sono glitter ma bensì sono palline. Oh mamma, ragazzi, guardate, oddio. Allora adesso, giusto leggermente, proprio poco poco poco, vado a mettere un pochettino d'acqua. Oddio, che cos'è qua dentro? Vado a mettere giusto un po' d'acqua, il resto dell'acqua lo vado ad aggiungere dopo, come anche le palline. Ok? Dopo, quando lo slime si è formato, che ho messo l'acqua, ho messo tutto, eccetera, eccetera, vado a mettere le palline, che poi sono queste qua, super, iper, mega, micro. Ve le faccio vedere. Sono queste qua, super, iper, mega, piccole. Sono proprio piccole quelle palline, che non so come abbia fatto lei a far formare quello strato. Adesso iniziamo ad addensare. Ok? E deve venire questo slime già di base così gigli. Però vi svelo un segreto, prima, come vi ho detto anche l'altra volta che l'abbiamo fatto insieme questo tipo di slime, mettete prima poca acqua e andate ad addensare come ho fatto io adesso. Poi dopo, quando lo slime si è formato, che vedete che è venuto già jiggly di base, mettete, o water di base, mettete altra acqua e fatelo diventare ancora più acquoso, deve venire proprio tipo acqua. Quando fate la ASMR viene quel suono strabilioso e strabiliante. Mettiamo altro addensante. Questo slime ovviamente bisogna farlo riposare. Io lo faccio in versione gigante, ripeto, purtroppo è così. La colla che ho usato, più o meno, forse non, la colla di un litro è quella. Fa che abbiamo usato un 500 grammi di colla? Probabilmente anche sì. Forse avrò utilizzato un 500 grammi di colla. Sì, direi di sì. Con dell'acqua, momentaneamente mi sa che ho messo mezzo bicchiere d'acqua all'interno di questi, di 500 grammi di colla. Dopo però andiamo a mettere proprio tutto il coso lì, perché altrimenti non viene bene. Mescoliamo vigorosamente. Come vedete, la colla ha perso la sua trasparenza, perché mettendo anche l'addensante e facendolo diventare un po' più durettino lo slime, quest'ultimo diventa di questo colore. Quando si assesterà, che saliranno anche le palline su, lo slime ritornerà ovviamente del suo colore originale. Allora, quando lo slime è così, che è appiccicaticcio ma allo stesso tempo ancora jiggly, andiamo ad aggiungere l'acqua, sempre gradualmente, poco alla volta, e mescoliamo lo slime all'acqua. Se lo slime, gradualmente mescolando l'acqua,
diventa appiccicoso, potete mettere altro addensante. Però momentaneamente noi andiamo a fare questa procedimentazione, che mi sa che le persone ancora non hanno capito, che io lo dico apposta. Io lo so che si dice procedimento, ragazzi, non sono così stupida. Voi credete che io sia stupida, ma perché sono io che voglio farvi divertire. Mi sa che le persone questo ancora non l'hanno capito, che io le cose che faccio nei video, se faccio tipo le cose divertenti o le cose stupide, tra virgolette, lo faccio per farvi divertire, per strapparvi un sorriso. Non so come mai le persone siano così, con un approccio poco, diciamo, divertente alla vita. Oh mio Dio. Allora, andiamo a mettere altra acqua, visto che l'ha assorbita, e facciamo assorbire anche questa. Allora, se lo slime diventa così appiccicoso, vedete, mettete un po' di addensante e mescolate, così che non diventi più appiccicoso, però deve avere quella sensazione acquosa, ragazzi, mi raccomando. Andiamo a mettere altra acqua, ok? Vedete che quasi quasi non si appiccica più alle mani. Mettiamo tutta questa acqua restante, dopo se ce ne serve ancora la andiamo a prendere. Allora, slime completato, guardate, è proprio un budino, cioè raga, è budinosissimo, sembra un budino tipo alla fragola. Adesso, dopo aver completato lo slime, che è un water jiggly, andiamo a prendere le micro beads, che sono queste qua, oddio, che è un po' un macello andarle a prendere perché sono si sono mescolate anche altre palline, e sono queste qua, proprio le micro, super micro, micro machine, tipo quelle, le micro, e le andiamo a mescolare dentro. Si deve formare uno strato veramente, veramente grande di ste palline, ragazzi. Quindi ne metto un bel po' all'interno. Perdonatemi se ci sono anche palline di diverso colore dentro, ma purtroppo, purtroppo si sono mescolate. Allora, andiamo a mettere le palline. Così, poi queste palline devono ovviamente salire su e fare quello strato che avete visto anche nel video. Allora, alcune ne mescolo, altre invece, per essere più sicura che si formi lo strato su, le lascio su. Sopra queste palline, visto che oramai le ho messe, mettiamo anche due glitter, perché a me quelle palline sembravano, non lo so, erano un po' strane. Ora ho le mani glitterose palline, glitter palline, hashtag glitter palline, e ok, eccolo qua. Adesso, ovviamente, dopo aver fatto ciò, lo lasciamo riposare per almeno un paio di giorni, due o tre giorni, magari si deve formare la crosta su. Quando si è formato, ovviamente, voi poi vedrete il continuo del video. Allora, ragazzi, questa è la seconda parte del video, appunto, dello slime che avete visto prima. Perché? Cosa è successo? Come potete notare, tutte le palline sono salite sopra, in superficie. E adesso faremo un bellissimo ASMR.
ragazzi, allora, ho cercato appunto di riprodurre lo slime che è stato di moda su Instagram, questo qua che è molto jiggly ma con la crosta sopra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ripeto, se lo volete riprodurre appunto lo potete fare benissimo in casa ma in dosi ridotte. Se volete altri video strani, tutorial di Instagram, mi raccomando lasciate un bel pollice in su e mandatemeli su Instagram e scrivetemeli sotto in un commento. Raggiungiamo per questo video almeno 10.000 like, non... ricordo che io carico video tutti i giorni alle 14.30 e vi ricordo le mie date di firma libri, le ho messe sempre ad inizio video. Vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo e come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video. Bye bye!